Salve a tutti quanti, io sono Trenas e sono qua per rispondere alla domanda: League of Legends sta morendo? Allora, questa domanda è sorta da quando negli ultimi tempi, nei tempi recenti, negli ultimi giorni, si sta notando che League of Legends in Corea sta calando. E non di poco, sta calando veramente tanto. Questa statistica deriva dal PC Bang, cioè una catena di sale LAN presenti in Corea, solitamente da cui va a giocare la maggior parte dei giocatori di League of Legends in Corea. All'interno di queste sale LAN si è vista un'ascesa, una salita, una crescita esponenziale in questo singolo mese dal release di Overwatch. Neanche, sono 3 settimane che è uscito Overwatch e sta già prendendo a calci League of Legends. Ma non di poco, di tanto. Si parla di l'ha superato. Il 40% dei giocatori dei PC Bang in Corea sta giocando a Overwatch. E voi direte, ok, e quindi? La cosa che è pesante, la cosa che lo rende folle, è il fatto che negli ultimi 4 anni nessun gioco si è avvicinato a essere 5 punti percentuali vicino a League of Legends. Cioè, se League of Legends aveva 45, nessuno era al 40. Se LoL era al 40, nessuno aveva 35. Era tutto separato. C'era un distacco netto tra League of Legends e gli altri giochi. Overwatch cosa ha fatto? Ha mandato a fare in culo League of Legends e l'ha superato oggi, proprio questa giornata, il 16-17, quel che è, perché è dopo mezzanotte, quindi vaffanculo, l'ha superato come gioco più giocato all'interno dei PC Bang in Corea. Voi direte, beh, è un gioco nuovo, è normale che la gente si sposti per provarlo, eccetera eccetera. Sì, ok, va bene, questo è un ragionamento assolutamente valido. Però mi piace andare a usare a vedere un po' di più. Se negli ultimi 4 anni nessun gioco è riuscito ad avvicinarsi a nemmeno scalfire la posizione totalmente dominante di League of Legends, come fa un gioco che è uscito da poco e che a quanto pare tutti non davano mezzo soldo, riesce a prendere e riuscire a superare un record che League of Legends manteneva da 4 anni? 4 vuol dire 1500 giorni di persone che giocavano solo a League of Legends più che a tutti gli altri giochi combinati. È un pelino ridicola come cosa, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va, e qualcosa che non va è proprio League of Legends in sé. Negli ultimi 6 mesi abbiamo visto come la Riot sta prendendo delle decisioni che nel tempo si stanno rivelando un pochino non ci piacciono molto. Per quanto abbiano delle buone intenzioni, per quanto la loro idea di base sembra bella sulla carta, non la stanno rendendo molto bene. Non la stanno rendendo molto bene all'interno della realtà. E questo che cosa porta? Porta la gente a essere frustrata, porta la gente a essere incazzata. La Dynamic Queue non funziona. Oh, guarda, qualcuno l'aveva previsto 6 mesi fa. Chi l'avrebbe mai detto? Oh mio Dio, la gente sta odiando la Dynamic Queue. Non l'avevo detto 6 mesi fa. No, per nulla. Ma quando mai? Ma va bene così, io accetto le critiche del tempo, era un pochino in anticipo, lo posso capire. E questo qua non sono io che faccio il figo, semplicemente per una volta ho ragione, quindi mi permetto di gongolare come il peggio bastardo possibile, giusto per metterci un po' di sale in più, tanto ne sono pieno di sale visto che gioco a League of Legends, proprio per mettere un pelino di sale sulle ferite fresche dei giocatori di League of Legends che se li stanno offendendo per questo video, perché di sicuro qualche giocatore di League of Legends se la sta prendendo per questo video. Io questo video non lo faccio per essere cattivo, io questo video lo voglio fare per mettere un attimo una pulce nell'orecchio, ma non a voi, senza uno scopo, se tanto per darvi fastidio, ma a voi come giocatori, per darvi uno spunto di riflessione e darvi una spinta. Allora, io amo ancora League of Legends, è un gioco magnifico, ma ve lo devo dire, negli ultimi 6 mesi mi ha rotto effettivamente il cazzo, e non per colpa del fatto che gioco da tanto, ma per colpa del fatto che negli ultimi 6 mesi non c'è probabilmente una scelta di design che mi piaccia. Tutte hanno un senso a livello di gameplay, ma non mi piacciono, non sono divertenti. Non posso, per quanto ci siano due patch al mese, ancora sento che non si riesce a bilanciare un gioco, e questo è alquanto ridicolo. È più bilanciato del solito rispetto a quello che era la media negli altri anni, ma è molto più noioso, è molto più, non lo so, c'è qualcosa che proprio non torna. Tra la Dynamic Queue, che ormai ti permette di avere il ruolo che vuoi, anche se ci metti 56 epoche geologiche per avere il tuo ruolo, e quindi poi la Riot ha deciso di reinserire il sistema. Oh, guarda, se ci stai aspettando troppo tempo, hai la possibilità di finire in un ruolo casuale.
mi ricorda la vecchia solo Q, ma va bene così, va bene così. Insomma, negli ultimi 6 mesi, secondo me, questa è la mia opinione, la Riot sta facendo cagate una dietro l'altra e la community si sta infastidendo, si sta incazzando. Quelli un pochino più volenterosi a sfancularli effettivamente hanno cominciato a prendere e giocare a Overwatch. Perché? Perché è un gioco nuovo, è un gioco divertente, non ti frustra tanto quanto League of Legends, durano meno le partite, quindi puoi giocare di più, e più che altro ti invoglia a giocare con i tuoi amici e divertirti, perché ovviamente questa è la fase iniziale del gioco, quindi divertirsi è lo scopo principale del gioco, non essendoci ancora una modalità competitiva, ma questa modalità competitiva arriverà poi, arriva, hanno detto entro giugno, arriva. Volevano rifarla meglio, visto che in beta hanno visto che non piaceva molto, e ci sta perché faceva cagare come sistema di ranked, hanno detto vogliamo fare un sistema di ranked che effettivamente premi i giocatori più bravi, quindi nel tempo vedremo se questo sistema funzionerà. Secondo me è proprio nel momento in cui Overwatch rilascerà la modalità ranked, la modalità di gioco ranked competitiva, sarà il momento in cui il pubblico capirà se effettivamente apprezza Overwatch per il gioco che è, oppure se Overwatch è un bel passatempo ma non ci trova abbastanza e quindi potrebbe o tornare su LOL oppure tornare a un terzo gioco che non si sa che cosa potrebbe essere, perché al momento è questa la situazione. League of Legends ha un tale dominio di mercato che è difficile andare ad un'altra alternativa, perché chiunque prova a scontrarsi direttamente con League of Legends prende una marea di calci. Chi prova invece a offrire delle alternative un po' diverse rischia tantissimo, e quindi queste alternative sono veramente poche, tranne quelle software house come il Blizzard, che letteralmente dicono cago soldi, non me ne frega un cazzo, proviamoci. Questa è la situazione attuale e non è bello. Il monopolio fa sempre schifo, perché vuol dire che non hai scelta, vuol dire che c'è quello. Se vuoi un gioco competitivo, sì, ce ne sono altri, ma di generi o totalmente diversi o di gameplay estremamente diversi, come Dota, che ha un gameplay molto diverso di League of Legends, per quanto la gente dica sono entrambi MOBA, sì, ma hanno due gameplay totalmente diversi. Potrei iniziare qua un discorso lunghissimo, per quanto il gioco sia simile, le basi sembrano simili, sembra un clone uno dell'altro, hanno talmente tante differenze che c'è un'infinità da dire. Non mi immergerò in questo discorso, perché sennò fanboy di LOL cominciano a dire stronzati, fanboy di Dota in verità mi vorrebbero bene, perché almeno capiscono che riconosco un po' di differenza, ma va bene, tornando al discorso. Questo è il momento clou per League of Legends, questo è il momento in cui League of Legends forse potrebbe avere un competitor, una sfida, qualcuno, uno sfidante, un qualcuno che letteralmente lo sta picchiettando. Ehi, sono qua sotto di te, sto per raggiungerti, stronzo. Potrebbe essere quel momento in cui comincia a bruciare un po' il culo alla Riot e comincia a muoversi il culo, comincia a fare di più. Comincia a, oh cazzo, c'è un competitor, dobbiamo cominciare a fare di più, farlo meglio, farlo più velocemente, perché queste sono le cose in cui la Riot sta mancando ultimamente. Non fa le cose male, ma ci mette tanto e non ha una, non lo so, non sembra convinta in quello che fa e continua ad andare avanti, indietro, che cambia, no, non sa più che direzione prendere. Ha una direzione generale, ma non sa come prenderla, ed è un male, perché la player base ci soffre, non la sta più ascoltando la player base, e questa è probabilmente la cosa più grave che stia facendo la Riot, perché erano quelli che letteralmente ti stavano là a parlare e discutere con quelli della community per capire come facciamo a farli contenti, non come facciamo a fare il gioco come vogliamo noi, come facciamo a farli contenti. Questo importava la Riot un anno fa, uno o due anni fa. Questa cosa è andata persa da parte della Riot ed è un male, mentre invece Overwatch, cazzo, c'è Jeff Kaplan, il game designer del gioco, che letteralmente sta su Reddit, un Reddit da 400.000 persone. Reddit è un forum, tipo, per chi non lo sapesse, un posto con 400.000 persone che possono parlarti, e si mette a commentare tranquillamente sul bilanciamento del gioco, la direzione del gioco, come se fosse niente, e ascolta e dice ma guarda che quella non è un'idea di merda, sta ascoltando. Ma non solo Jeff Kaplan, tutto il gruppo di persone che sta lavorando a Overwatch è proprio orecchie spalancate. Ragazzi, cosa volete? Fatecelo sapere, in ogni modo possibile noi siamo qua. Che sembra una cosa da lecaculo, ma il discorso è che un gioco per essere fatto bene, ma proprio bene, con i controcoglioni, devi effettivamente non solo avere una direzione tu, ma avere anche un orecchio puntato alla community. La community sta parlando Riot, sta parlando male e tanto. Ormai è 6 mesi che va avanti questa cosa. Spero che Overwatch ti dia un
bel calcio in culo e ti decida a fare qualcosa. Perché se Overwatch effettivamente piacerà quanto sta piacendo ora, non è una minaccia temporanea, è una minaccia seria, e ti farà un culo così, ma un culo così che non potete immaginarvi. Perché per quanto la Blizzard faccia cagate, quella volta che riesci a beccare il proiettile magico, quello proprio perfetto, mirato, preciso, wow, quella volta in cui riesci a farlo, non fa un prodotto di merda, fa un prodotto che dura. World of Warcraft è l'esempio lampante. Sono passati più di 10 anni che quel gioco è uscito. Più di 10 anni, cioè ci rendiamo conto, ragazzi? Più di 10 anni che quel gioco è uscito, la gente ci gioca ancora. Non è più al picco di una volta, ma rimane una perla di gioco. Non è magnifico come una volta, perché io sono un fan di Wrath of the Lich King, quindi sono di parte. Però questa potrebbe essere quella volta in cui la Blizzard ci ha beccato di nuovo. Potrebbe essere, non è una garanzia che la Blizzard abbia fatto un'opera d'arte di nuovo. C'è qualche indicatore che ti fa, non lo so, non storcere il naso, ma ti fa girare gli occhi, ti dice: oh cazzo, ma sul serio? Riot, se ci tieni davvero al tuo gioco, puoi ancora recuperarlo, puoi ancora davvero recuperarlo, non sei perso, perché tanto hai milioni di dollari alle spalle, se non miliardi di dollari alle spalle, hai una marea di persone estremamente talentuose, perché ne hanno presa di gente, non è che non c'è di gente, è che soltanto che sono, immaginatevi la loro organizzazione interna, da quello che viene descritto sempre da tutti i lavoratori interni che sono usciti dalla compagnia, è che la Riot non ha una direzione, non ha un'organizzazione interna in America, non so a Dublino e nelle altre sedi nel mondo, però questa sembra la situazione. Ora si stanno organizzando, hanno detto: bene, dobbiamo vedere i risultati di questa organizzazione, perché se no potrebbe essere arrivato alla fine di League of Legends, e non ne sarei felice, onestamente. Sarei incazzato con la Riot, perché vuol dire che hanno fallito, e io questo gioco ci ho investito tanto tanto tempo. Se non fosse per questo gioco non sarei qua a dirvi ste cazzo di cose, e questa è la cosa che mi fa arrabbiare di più, molto di più di qualsiasi altra cosa. Speriamo bene, se no ragazzi c'è sempre Overwatch, e io me lo sto godendo come un matto. Non so voi, ma io me lo sto godendo come un matto. Speriamo che continui a migliorare nel tempo, che sia il nuovo League of Legends, la nuova perla dei videogiochi competitivi. Non lo so, posso sperarlo, perché io mi divertirei. Se no, vediamo come va. Chi vivrà vedrà. Signori, questo è tutto quanto per questo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, perché sono curioso di sentire che cosa ne pensate voi. Sono davvero davvero curioso. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Io sono Terenas. Bella.